Parliamo oggi di terapia della leucemia mieloide acuta. Al Congresso americano di ematologia, l'ASH, terminato da poco a San Diego, sono stati riportati i risultati di uno studio italiano di Real Life, nel quale si è utilizzato CPX351, un farmaco disponibile già dal 2019 nel nostro paese. Risultati che danno nuove informazioni importanti per ottimizzarne l'impiego nella pratica clinica. Noi ne parliamo con l'autore che li ha presentati al convegno, il dottor Fabio Guolo dell'Università di Genova. Dottore, CPX351 è un farmaco già approvato per il trattamento della leucemia mieloide acuta e già disponibile in Italia dal 2019. Voi all'ASCE avete presentato uno studio che riguarda appunto l'impiego di questo farmaco. Ci spiega in che cosa consiste questo studio, perché lo avete effettuato e quali erano gli obiettivi? Questa è una domanda sicuramente legittima. Il farmaco è stato approvato nel 2019, però sia lo studio registrativo che includeva una settantina di pazienti, sia gli studi real life successivi, fra cui quello italiano, che includevano numeri simili di pazienti, non erano in grado, per questioni numeriche, di rispondere ad alcune domande pratiche sull'utilizzo del farmaco, quali per esempio qual è il numero di cicli di CPX ottimale per ciascun paziente, in particolare se il numero di cicli ottimale è lo stesso per i pazienti che procedono con un trapianto allogenico o meno, e se il farmaco è efficace in tutte le sottopopolazioni di leucemia mieloide acuta. Lo scopo dello studio è stato quindi andare ad analizzare tutti i pazienti trattati in Italia con l'uso commerciale del farmaco, quindi dopo la fase di uso compassionevole, per andare a cercare di rispondere a queste domande in un ambito di real life, quindi di utilizzo quotidiano del farmaco. E dottore, ma come sono stati trattati con CPX351 i pazienti in questo studio? Essendo uno studio real life, tutti i pazienti sono stati trattati secondo quella che è l'approvazione da parte di AIFA per il farmaco, che vuol dire un ciclo di induzione, un ulteriore ciclo di induzione se ritenuto necessario e fino a due cicli di consolidamento, questo sulla base della scelta ovviamente del singolo clinico. I pazienti eleggibili a trapianto allogenico di midollo osseo sono candidabili a trapianto allogenico in qualsiasi momento dopo la prima induzione. Per i pazienti non eleggibili a trapianto di midollo osseo, ovviamente la terapia segue poi la pratica clinica di ciascun centro. Quali sono i risultati principali che avete ottenuto in questa analisi presentato a San Diego? Sicuramente un aspetto molto importante è la conferma dell'efficacia del farmaco in un ambito di real life. Trattandosi di un farmaco pensato per trattare le leucemie mieloidi acute del paziente anziano, in particolare le leucemie mieloidi acute secondarie a mielodisplasia o a chemioterapia, si tratta di una popolazione particolarmente fragile e difficile. E quindi a volte negli studi clinici ci può essere un fenomeno di selezione positiva, tra virgolette, quindi in alcuni casi si può non avere una corrispondenza perfetta tra pratica clinica e studio registrativo. In questo caso non è così, l'efficacia è confermata rispetto a quanto atteso in base allo studio di fase 3 e siamo riusciti a ottenere delle informazioni pratiche molto interessanti. Questo grazie all'elevata numerosità del campione e quindi alla collaborazione di tutti i centri italiani, senza le quali ovviamente non sarebbe stato possibile. Quello che abbiamo potuto osservare è che nei pazienti che sono considerati eleggibili a trapianto di midollo osseo, somministrare ulteriori cicli di CPX351 dopo l'induzione non migliora i risultati. Il trapianto andrebbe fatto il prima possibile, non appena ottenuta la remissione completa, ovviamente. Al contrario, nei pazienti per i quali non è possibile procedere con un trapianto allogenico di cellule staminali ematoietiche, completare tutta la terapia con CPX351, che vuol dire entrambi i cicli di consolidamento consentiti, migliora notevolmente la sopravvivenza globale dei pazienti. Abbiamo poi osservato come l'efficacia del farmaco si mantiene in tutti i sottogruppi di leucemia mieloide acuta, che sia secondaria a mielodisplasia o a chemioterapia per altra neoplasia, e, aspetto molto importante, non abbiamo visto un peggioramento della prognosi e dei risultati della terapia se il paziente era già stato sottoposto a terapia con agenti ipometilanti nella fase di mielodisplasia. Questo è un aspetto importante perché, essendo un evento raro negli studi precedenti, i risultati sono stati discordanti da uno studio all'altro. Avendo una casistica importante, circa 80 pazienti nel nostro studio erano già stati esposti a ipometilanti.
noi possiamo confermare che non esiste un peggioramento prognostico in questi pazienti. CPX è efficace anche in questi pazienti. Dottore, tra le vostre analisi voi avete, diciamo, avete valutato anche quali sono gli outcome dei pazienti trattati con questo farmaco CPX351 in pazienti che presentano appunto particolari mutazioni genetiche, mutazioni del gene NPM1 e mutazioni del gene FLT3. Che cosa avete visto in questa categoria dei pazienti? Questo è un altro dei vantaggi di aver avuto una casistica molto ampia, perché queste mutazioni sono più rare nei pazienti anziani nella forma secondaria. Avendo incluso oltre 400-500 pazienti, abbiamo avuto una ventina di pazienti con mutazione di NPM1 e di FLT3-TD. Quello che abbiamo osservato è che i pazienti con NPM1 mutato presentano un'ottima sopravvivenza se trattati con CPX, quindi è un sottogruppo di pazienti in cui il farmaco è particolarmente efficace. Mentre la presenza o assenza della mutazione di FLT3-TD non modificano assolutamente la prognosi e i risultati, quindi non impatta sul trattamento con CPX. Dunque, dottore, sulla base di quello che lei ci ha raccontato e appunto dei risultati che ha presentato all'ASH, cosa si può concludere riguardo al, diciamo, al valore di CPX351 per questi pazienti con leucemia mieloide acuta e quali sono le possibili implicazioni dei vostri risultati per la pratica clinica? Sicuramente si conferma l'efficacia del farmaco nella popolazione anziana, in particolare con leucemia mieloide acuta secondaria, e abbiamo potuto osservare che anche nei pazienti più anziani, più fragili, sopra 70 anni, esiste una fetta di pazienti che beneficia molto dal trattamento, quindi con una sopravvivenza libera da malattia molto lunga. Quindi in questo setting diventa molto importante la valutazione della fitness dei pazienti per candidarli o meno a terapia con CPX. Abbiamo potuto osservare come in alcune forme, come appunto le forme NPM1 mutate, l'efficacia del farmaco è particolarmente alta e soprattutto abbiamo potuto ottenere delle informazioni pratiche molto importanti per la pratica clinica quotidiana, quindi il numero ottimale di cicli di terapia. Pazienti candidati al trapianto, il trapianto andrebbe fatto il prima possibile, somministrare ulteriori cicli non peggiora i risultati, ma non li migliora nemmeno, quindi il paziente eleggibile prima va al trapianto, meglio è. Mentre nei pazienti non eleggibili al trapianto, somministrare tutta la terapia con CPX 351, quindi entrambi i cicli di consolidamento, migliora significativamente i risultati. E in quest'ottica poi probabilmente la terapia di mantenimento potrà avere un ulteriore ruolo. Quindi sono informazioni pratiche molto importanti per l'utilizzo quotidiano del farmaco.